Ciao ragazze! Allora, questo qui è un nuovo tutorial, finalmente, dopo tantissimo veramente che non ne facevo, ma l'università mi sta prendendo veramente tanto. Comunque ci tenevo tanto a farlo, anche se è un tutorial veramente semplice e non ha nemmeno niente di così particolare. Scusate, non mi sono ancora fatta le sopracciglia, me le farò subito dopo il tutorial, però sono in ritardo, quindi volevo fare appunto questo tutorial. Allora, è un trucco molto molto semplice. Sui toni del celeste, del beige e del bianco beige, diciamo, che sarebbe nylon poi. Spero vi piaccia e niente, seguite il tutorial se vi piace. Bacione! Come base utilizzo un matitone della Sephora ed è il numero 500 e devo dire che l'ho un po' rivalutato come matitone per base perché io lo trovavo un po' troppo duro, diciamo. Adesso invece mi sto trovando abbastanza bene, quindi ogni tanto lo utilizzo. Allora, lo stendete su tutta la palpebra mobile. In questo modo, e poi lo sfumate bene. Così. Poi, prendo nylon, che è l'ombretto della MAC, questo, e con il pennellino sempre della MAC, il numero 275, lo do sul punto luce dell'occhio, quindi proprio all'inizio. In questo modo, e piano piano vado a scemare col colore. Arrivate circa a tre quarti di palpebra con l'ombretto nylon e poi utilizzo invece quest'altro ombretto che invece è della Elf, è il Golden Dust e a me piace molto sia come finitura sia come pigmentazione, è veramente carino. L'ho iniziato a dare nel punto in cui manca nylon e l'ho allungata in tutta la piega dell'occhio. E poi create il solito punto più scuro alla fine dell'occhio. Ragazzi, vi volevo avvertire di una cosa. Purtroppo mi si è fulminata la lampadina. Io ero via, oddio! Mi sembra. Buff, no. Quindi praticamente questa. Aspetta, questa qua è rimasta uguale. Questa qua è cambiata. Io spero che non cambi tantissimo la visuale che vedete voi, perché purtroppo non me ne posso rendere conto, io non ce l'ho più la lampada uguale e quindi l'ho dovuta cambiare. Spero che comunque riusciate a vedere qualcosa. A parte questo, finisco col Golden Dust. Adesso invece utilizzo un blu. Io lo prendo dalla palettina della Beauty OK, che è la numero 2, e utilizzo questo blocco qua. Allora, si è caduto tutto, lo prendo con un pennellino angolato, nel mio caso è della Giccina di Aperis del set, e il blu va utilizzato con molta cautela perché altrimenti si rischia di usarne troppo e dopo è difficilissimo da togliere, quindi poco alla volta. In questo modo disegnate intanto l'angolo, diciamo, forse più esterno. Poi piano piano potete cambiare benissimo pennello e sfumare. In questo modo. E poi riprenderlo e scurire qualora serva. Nel mio caso sì, perché io l'ho fatto molto più scuro. Molto bene, a questo punto io utilizzo un altro colore, per poco comunque. Utilizzo un goccino di giallo appena appena e lo metto qua.
quindi al centro della palpebra mobile. E adesso invece sta a voi, perché a me questa sfumatura personalmente non piace troppo. Quindi io riprendo, ma spesso lo faccio con quasi tutti i trucchi, riprendo i due colori, ad esempio il Golden Dust, e vado a sfumare i due colori però con l'ombretto utilizzato precedentemente, perché secondo me rende molto meglio la sfumatura, ecco. E voilà. Adesso io invece utilizzo una matita che è della Fraulein 38, Fraulein, è quella blu e mi piacciono moltissimo queste matite. Dopo averle provate e riprovate, veramente mi ci trovo benissimo, sono tutte shimmer e mi piacciono tantissimo. Allora la date nella rima interna dell'occhio. Poi, non utilizzando comunque gli eyeliner, la voglio dare fino a circa questo punto. E voilà! Oggi proprio, Maronna, in un periodo non mi riesce proprio a parlare. Il trucco è praticamente finito, dovete soltanto usare un pochino il piegaciglia. Io utilizzo uno dell'H&M, ho pagato 3 euro, tipo. Attualmente ho utilizzato questo, se no c'ho anche quello di Shuemura, e poi mascara. Ecco qua, vi consiglio di abbondare abbastanza col mascara perché dà un bell'effetto, secondo me. E niente, questo qui è il trucco finale. Io spero tanto vi piaccia. E niente, ci vediamo nel prossimo tutorial. Un bacione a tutte. E niente, a prestissimo. Ciao 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 a tutte.